Questo endorsement di Calenda verso la Moratti, possibile candidata per regionale. Parliamo di robe serie. Se a sinistra sono messi così male che per trovare un candidato per la Lombardia devono venire a pescarlo nel centrodestra, a me fa solo piacere. Il problema è tutto loro. Detto questo, vengo a ringraziare gli imprenditori italiani, gli artigiani, perché hanno passato 2 anni pazzeschi. Adesso la ricompensa del lavoro che torna, di una presenza di pubblico e di compratori pazzesca, se la meritano. Quindi è un giro di ringraziamento per la Fiera di Milano, che ha sempre tenuto duro, e per gli imprenditori che non hanno mai smesso di crederci. La situazione economica mi preoccupa molto. Lo studio del governo, un decreto da 9 miliardi per luglio, è una cifra che la soddisfa? Cosa serve? Mi sembra evidente che l'Italia sia sotto attacco. Sotto attacco perché quando la Banca Centrale Europea dice non vi compro più i titoli di Stato, quando la borsa perde il 5% in un giorno, l'inflazione sale al 7%, la crescita diminuisce, la benzina è sopra i 2 euro al litro, altro che 9 miliardi. Poi io ho chiesto al Ministro dell'Economia di trovare velocemente i soldi per rinnovare lo sconto benzina e gasolio almeno per tutta l'estate, e anche lo sconto bollette luce gas almeno per tutta l'estate. Però l'impressione è che ci sia l'Italia sotto attacco, come qualche anno fa. Vorrebbero fare dell'Italia una nuova Grecia portandosi via il malloppo, e noi chiediamo al governo di reagire. Ho convocato una riunione urgente ai vertici della Lega lunedì mattina, a mezzogiorno, e vedremo che proposte economiche mettere in campo, perché rischia di essere una tempesta devastante. A questo aggiungiamo la guerra in corso e i tifosi della guerra fredda e della guerra che prosegue. Per gli italiani rischia di essere un disastro, ma già oggi chi ha dei risparmi in banca ne ha già perso il 20%, quindi non vorrei che peggiorasse.